trovati, buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Maria. Mercoledì 12 maggio, ore 14, 10 minuti 38 secondi. Prosegue la nostra maratona non stop. Avremo intorno alle 14:20 degli aggiornamenti in tempo reale per quanto riguarda tutte le iniziative. Per questa maratona pomeriggio insieme siamo un po' concentrata sull'Africa, sulle Radio Maria Africane, in particolar modo Repubblica Democratica del Congo da una parte e Kenya dall'altra. Quindi gli aggiornamenti tra poco, ma per partecipare potete già chiamare fin da ora lo 031 610 600 via mail info.ita@radiomaria.org oppure andando direttamente sul nostro sito internet radiomaria.it, sezione sostienici, e lì potete procedere a far così salire o scendere la clessidra. Sotto sta la Repubblica Democratica del Congo, sopra il Kenya, vedete voi. Ok. Adesso noi apriamo i telefoni di Radio Maria, siamo anche in video diretta sulla nostra pagina Facebook, proprio dalla regia, per parlare un po' di noi, della famiglia di Radio Maria, quindi testimonianze sulla vita vissuta con Radio Maria, e ci poniamo delle domande: cos'è per te Radio Maria? Perché Radio Maria è importante per te? In cosa ti è stata di aiuto? Ti è di aiuto? Come l'hai scoperta? Perché ogni giorno scegli Radio Maria? E perché l'aiuti anche? Diventi proprio sostenitore. Bene, allora, numero di telefono dall'Italia 031 610 610, dall'estero il previsto è 0039 031 610 610. E vi leggo anche in video diretta su Facebook, quindi per chi non riuscirà a prendere la linea potete tranquillamente scrivere, vi leggo in tempo reale. Se ti senti perduto del male, come mai, dimmi come mai, te ne stai lì in un angolo, come se davvero lì in un angolo ci si potesse nascondere per scappare via da tutto quello che non va. Allora partiamo subito con le telefonate, pronto? Pronto, sì. Ciao, benvenuta, come ti chiami? Mi chiamo Patrizia. Ciao Patrizia, da dove? Sto chiamando da Vinci, provincia di Firenze. Oh, che bello, dalla Toscana. Prego Patrizia. Niente, volevo solo dire che io già ascoltavo Radio Maria nell'87-88, sì? Quando lavoravo in ufficio, poi sì? In macchina per andare al lavoro. Mm-hmm. Poi quando ho avuto i figli piccoli sono stata a casa. Sì. E tuttora adesso la stavo ascoltando mentre sono a spiegare. Diciamo che ho ascoltato Radio Maria nella quotidianità di tutti i giorni. Quindi ti accompagna proprio nella vita. Sì, quando ho potuto, nell'orario in cui potevo ascoltarla, accendevo volentieri Radio Maria. Sì, sì. Bellissimo, meglio di così non si può. Vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a te. Volevo fare un augurio, se possibile. Sì, come no, prego. Domani è l'anniversario di matrimonio di mio figlio. Che bello. Sono 4 anni che si è sposato. E si è sposato il 13 maggio 2017. Come si chiamano? Si chiamano Stefano ed Elena. Allora una preghiera per Stefano ed Elena, sempre, sempre meglio. Okay. Sì. Grazie caro, un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a voi. Ciao, ciao, buon proseguimento. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Carmela. Ciao Carmela, da dove Carmela? Da Agrigento. Sentiamo Carmela da Agrigento.
sì, Radio Maria per me è tutto. Sì. È proprio tutto. Io sono una piccola formichina, sì, ma lo faccio anche per lasciarla ai miei figli, ai miei nipoti e pronipoti. Cosa fa una piccola formichina di Radio Maria? Cioè, lo faccio prima di tutto per me e poi per lasciarla a loro. Cioè, noi chiamiamo le formichine, ma da proprio dei primi anni di Radio Maria, coloro che aiutano, che fanno conoscere Radio Maria, ne, sì, parlano e testimoniano. Io l'aiuto per quel poco che posso. Sì, esatto. Anche questo, anche per quel poco, sì, che posso. Sì, certo. Tutti i mesi. Sì. Però lo faccio per lasciarla a loro. Non deve, Radio Maria non deve finire, deve continuare per l'eternità. Non può finire. Non io ho, vedo che ho una nipotina da 4 anni che ascolta Radio Maria con me. Ecco. Ed è attenta, l'ascolta volentieri. Quindi quello che faccio. Questa amica tramanda Radio anche Maria. Proprio da, sì, da nonna, sì, sì, mamma, sì, mamma, sì, figlia. Bellissimo. Sì, nipoti, fra nipoti per tutti. Io per me. Grazie. È tutto. Grazie mille, una preghiera per la tua famiglia, grazie di cuore. Pronto? Ciao Roberta, sono Giovanni da Monterotondo, buongiorno a tutti. Giovanni, ben trovato. Ciao, ciao. Incontrato a voi. Io Radio Maria l'ho presa da mia madre praticamente, perché lei era un'appassionata di Radio Maria, sì, e anche lei faceva la formichina con Radio Maria, perciò mi ha, sì, trasmesso la passione da Radio Maria. Io ancora oggi ho 52 anni e seguo Radio Maria. Sì. Poi lavoro a scuola e parlo sempre di Radio Maria, sento Radio Maria, perciò faccio anche una bella pubblicità dove lavoro. Hai capito. E se è possibile chiedo una grande preghiera per la fine, sì, della guerra in Medio Oriente, perché, certo, ho paura che questa porti l'escalation, sì, di altre guerre, altri, quelle sono zone terroristici, sì, ecco, sono zone, cerchiamo magari la comunità internazionale se può fermare questa guerra, dare due stati a due paesi. Sì. Abbiamo sentito, no? Ma ancora riascolteremo nel pomeriggio, poi domani, proprio tutto il lavoro che Radio Maria sta facendo in Medio Oriente, in zone difficilissime. Quindi grazie mille. Pronto? Ciao Roberta. Ciao, come ti chiami? Sono Angela dalla provincia di Agrigento. Prego Angela. Allora, io volevo dire che volevo, sì, dare una testimonianza. Sì. Perché da quando è che ascolto Radio Maria e prego con voi, sì, ho risolto tutti i miei problemi di salute. Hai capito, Angela? Ha fatto miracoli per me. La preghiera, dici, eh? Sì, sì, perché io telefono sempre per pregare. Ecco, quindi lei ha toccato con mano proprio la forza della preghiera, con la famiglia di Radio Maria. Grazie di cuore, bellissimo. Pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Pronto? Sono Don Davide di Crosio. Don Davide, benvenuto. Che bello, volevo fare un saluto ai miei concittadini di Crosio. Sì? Mia madre che sicuramente è in ascolto. Io sono in viaggio dal Veneto, allora ho detto benissimo. Dai, ti ascolto sempre, sì, al mattino appena mi alzo. Sì? E da quando avevo 20 anni mio papà lo ascoltava sempre anche mentre dava da mangiare alle mucche. Hai capito? Bellissimo. Sì, sì, ma anche da noi si usa così. Radio Maria è lo strumento, piccola radio anche nelle stalle, come no? grandissimi. Grazie Don Davide. Grazie per tutto quello che fate. Grazie, ciao. Un abbraccio a lei e a tutta la sua comunità. Ciao. Grazie di cuore. Grazie. Ciao, ciao Don Davide, buon lavoro. Allora, vado un attimo su Facebook. Fabiola, io amo Radio Maria già dal mattino, l'accendo mentre lascio i miei figli a scuola e preghiamo insieme il rosario. Da New York, Pina, Radio Maria è la mia felicità a New York. Poi qui c'è Marco, scrive dalla Colombia. Chiede preghiere, dice: abbiamo una situazione molto molto difficile in Colombia, quindi chiede proprio agli ascoltatori italiani una preghiera per la sua Colombia, molto volentieri. Assolutamente sì. Pronto? Pronto, sono, ascolta Roberta. Ciao, come ti chiami? Sono da Cagliari. Cagliari, prego. Io ho mandato il mio bollettino, no? Sì, però sì. Però non ho messo la causale.
Sì, va bene, insomma, tu hai fatto un'offerta generica, va benissimo. Non ti preoccupare, va bene. Poi per chi invece desidera proprio partecipare e così con aiuti proprio mirati, non so, tipo l'Africa, l'Asia, eccetera, eccetera, nella causale potete inserirlo. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Piera. Piera. E vi conosco dall'89. Sì, Piera. Io ho fatto un viaggio, sì. Fatto un viaggio con Radio Maria, ho avuto il battesimo dell'aria dalla Luciana. Caspita, quindi... C'è ancora la Luciana? Guarda, sinceramente non lo so, era una delle nostre volontarie, come no, ed è un po' che non ci sentiamo, ma in questo periodo è molto difficile anche per noi, sì. non abbiamo i contatti, insomma, anche noi non è facile in tempo di quando arrivano queste epidemie, lavorare in radio non è una cosa molto semplice quando hai poi tantissimi volontari. Però insomma, adesso chiudiamo questa parentesi, mi dicevi che hai viaggiato proprio con Radio Maria, no? Da tanti anni viaggi con Radio Maria. Abbiamo organizzato un viaggio noi della parrocchia, 5 persone. Siamo venute a Medjugorje con voi. Ah, ecco, caspita. Ma tantissimi anni fa, perché noi non organizziamo pellegrinaggio a Medjugorje. 89, pensa. Sì, probabilmente qualche volontario che organizzava, perché noi come Radio Maria non abbiamo mai organizzato. Perché c'era un sacerdote, ma non era Don Livio, perché dopo lo... Sì, ma probabilmente sono... è che sai cos'è, gli ascoltatori poi fanno tutto di un'erba un fascio, no? Radio Maria non organizza pellegrinaggi a Medjugorje, non li ha mai organizzati. Ecco, probabilmente ti sei aggregata a qualcuno di conoscenza, ecco. E mi ricordo che era la Luciana che mi ha fatto il battesimo, perché io non ero mai stata in... Non so cosa voglia dire fare un battesimo, fatto da non so cosa voglia dire, battesimo lo fa il sacerdote, quindi non so che cosa intendi di preciso, vi prego di non crearmi difficoltà, usando queste espressioni che non... no. Ecco. Per salutare, volevo solo salutare. Bravissima, grazie infinite, grazie. Pronto? 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 Ciao. Pronto, parla Adelia da Padova. Prego Adelia, benvenuta da Padova. Guardi, insomma, ringraziare Radio Maria, da quando da 30 anni fa che è morto mio marito. Sì. Ho conosciuto Radio Maria, sì. È sempre la mia compagnia. Ecco. E ringrazio sempre tutti voi, gli altri, quello che fate, Radio Maria, Padre Livio e tutta la vostra famiglia. Grazie di cuore, grazie da tutti noi. Un abbraccio, signora. Pronto? Roberta. Ciao, come ti chiami? Ciao, Roberta, sono Cira. Cira, da dove chiama Cira? Da provincia di Benevento, per cortesia. Sì. Grazie di tutto quello che fate. Vorrei una preghiera speciale per mia figlia, sì. Che è incinta al secondo bambino, che il marito traballa un poco con qualcuno, non lo so, una preghiera speciale. Volentieri, guarda, ti unisci alle 3 quando è il momento, e così anche questa tua intenzione presente. Coraggio. Allora, torno un attimo su Facebook, troviamo... Zurigo, Ori. Ciao Ori da Zurigo, seguo volentieri Radio Maria, vi ringrazio di cuore. Poi c'è Agostino. Sono muratore, lavoro ogni giorno con Radio Maria. Grazie mille, andiamo avanti. Pronto? Pronto, Roberta. Ciao, come ti chiami? Io sono Rita di Manfredonia. Prego Rita. Niente, io voglio dire la mia testimonianza, e mia madre è deceduta, ascoltava tutte le sere Radio Maria, la completa, tutto. Caspita. E ha lasciato questo bel ricordo a me, e io lo seguo tutti i giorni, diciamo, la mattina presto con le preghiere. Sì, sì, quindi, caspita, tutto il giorno proprio. Grazie signora, una preghiera per i suoi cari, molto volentieri, però questo bel ricordo proprio. E dei suoi che insomma pregavano la mattina presto e la sera con Radio Maria. Bello. Pronto? 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 Prego signora, come si chiama? Sono Rosaria. Rosaria, prego Rosaria. Rosaria di Bollate. Eccola. Io volevo dire che forse sono più di 30 anni che sono abbonata a Radio Maria. Sì, sì. Perché prima
6 minuti per te sulla radio. Ecco. Poi una mia amica mi disse, provi a mettere... Ecco, sono un'abbonata, mi ha fatto tanto bene in questi anni, l'ascolto anche di notte. Ecco, vede, è preziosa Radio Maria. Sì, sì, anche tanto, di notte. Mi aiuta anche nelle preghiere, certo. Perché io la seguo molto. Certo, grazie. Sono contentissima di averla conosciuta. Grazie signora, grazie di cuore. Dice sono un'abbonata, bellissima. Eh sì, perché poi c'è chi aiuta tutti i mesi, quindi dice, oh, io sono abbonata a Radio Maria, la porto avanti. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Donica. Tonina? Donica. Donica, benvenuta. Da dove Donica? Grazie, ben trovati. Io da Palermo, provincia di Palermo. Benissimo, Valeria. Prego Donita. Grazie, grazie di cuore di aver preso la linea. Sì. Vi ascolto sempre, io sono albanese di origine, sì. Però Radio Maria è un dono sceso dal cielo. Sì, è vero. Per me è una università cattolica, ho imparato la lingua italiana ascoltando Radio Maria. Proprio. Sì, sì, sì. Nei momenti più difficili della mia vita, grazie alla madrina, perché ho ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana qua a 33 anni, quasi compiuta. Sì. Per me è stato veramente una grazia, un dono. Non ho parole di esprimere e di ringraziare il cielo e la terra che esistete. Grazie signora, grazie di cuore per il suo affetto. Grazie. Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Anna Maria, siamo da Nola, provincia di Napoli. Prego Anna Maria. Io volevo dare la mia testimonianza. Perfetto. Non ho mai avuto una fede molto fervida. Sì. Però negli ultimi tempi è successo qualcosa. Mm-hmm. Forse nel dolore si cerca una strada e non si trova, fino a che... Sì. Non è arrivata la vostra voce, io vi conoscevo già da prima, sì. Però gli eventi miei familiari mi hanno portato ad avvicinarmi di più e adesso non vi nascondo che tutto il giorno, cominciamo dalla mattina che sento le parole di Padre Livio e poi la sera fino a tardi, io dico il rosario, sto sempre in vostra compagnia, anche nelle cose più culturali diciamo. Certo. Certo. Questo è. La mia famiglia sta passando un momento particolare. Mm-hmm. Ho un figlio autistico. Sì. Il papà si è ammalato di depressione, non c'è a casa, sta via da prima di Natale. Sì. In ricoveri vari. Sì. E quindi gli altri sono scomparsi dalla circolazione praticamente, non mi sono trovata nessuno vicino, adesso il Signore io ci parlo tutti i giorni e grazie alla Radio Maria a cui io darò sicuramente il 5 per 1000 quest'anno e anche altri contributi, per me è stata importantissima. Come si chiama tuo figlio? Giovanni, quanti anni ha ora Giovanni? 30 anni. Quindi l'hai cresciuto? 30 anni, Roberta. Caspita. A te conosce tanto una suora della via della suora della pace di Amilcare Boccia Nola, che ha più di 90 anni. Allora, e ci ha messo sotto la protezione della Madonna di Medjugorje perché lei è una fervente sostenitrice, ma forse l'unica nel convento. Bellissimo. Noi appartenevamo a un gruppo di preghiera, andavamo il sabato, dicevamo il rosario e lei ogni sabato ci leggeva un messaggio così che prendevamo a caso da un cestino della Madonna di Medjugorje. Sono iniziative bellissime. Va bene, allora una vita davvero difficile, dura la tua. Però hai una pace che proprio si sente dalla voce, è proprio quella serenità che arriva dalla fede, proprio dall'affidamento, proprio guardalo, si percepisce subito. Allora un ricordo speciale per te, per il tuo ragazzo, e un abbraccio fortissimo. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Loredana. Loredana, prego Loredana. E io vi volevo ringraziare della pace, serenità che mi trasmettete e anche nell'anima che ho. Volevo mettere sotto il monte della Madonna mia via che non la saprò più riprendere. Volentieri, ti sento malissimo Loredana, però alle 3 abbiamo la preghiera, tua figlia è presente, unisciti mi raccomando.
Grazie Loredana. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Emilio da Milano. Ciao Emilio, ben trovato da Milano, in viaggio sento Emilio. Ciao, infatti faccio autista. Sì, ottimo. Ecco, ti faccio una testimonianza velocissima. Grazie. Intanto voglio ringraziarvi per quello che avete fatto. Sì. Io dico soltanto una cosa, che grazie a voi io ho ritrovato voglia di vivere, sto ancora percorrendo questo cammino di conversione. Sì. E se voi siete praticamente uno dei vostri tanti compiti è salvare le anime, voi avete salvato un'anima ma avete salvato anche una vita, credetemi. Caspita. Questa è la forza, proprio. Così, sì, sì, è proprio Radio Maria, è questo. Sì, sì, assolutamente. Credetemi, avete avuto una forza incredibile, ma tuttora siete la mia guida. Oltretutto, guida sia di fatto che comunque vi ascolto guidando, di conseguenza tutto il giorno. Caspita. E vi voglio anche bene. Grazie infinite. Grazie a te. Ciao Roberta. Ti ricordiamo tutti grazie. Insieme, avanti, forza, sempre grazie. Così. Grazie, sempre. Grazie. Ciao carissimo. Ciao, grazie per questa bellissima testimonianza. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Proviamo questa. Ci provo. Che ho avuto un attimo di vuoto. Pronto? Pronto. Ok, ci sei. Come ti chiami? Sono Concetta. Da dove Concetta? Telefono da Palermo. Prego Concetta. Io desideravo dire che per me voi rappresentate tutti i fratelli e sorelle in Cristo, in Gesù Cristo e nella Santissima Vergine Maria. Sì. Siete per me un dono particolare e una grazia particolare, perché in tutti i momenti della mia vita, ma soprattutto in un momento particolare che io ho attraversato, attraverso le preghiere che io ho recitato insieme a voi, mi sono tirata fuori e si è salvata la vita grazie anche al medico curante, ovviamente, e alle preghiere mie e vostre insieme, del mio padre e della Chiesa. Grazie. Volevo porgere un saluto, scusi, volevo porgere tanti abbracci e saluti per quanto riguarda la Mariatona ai fratelli e sorelle dell'Africa. Sì. Soprattutto i bambini, in particolar modo i bambini e le bambine. Grazie mille, questo è un pensiero bellissimo che... Grazie di cuore, perché abbiamo anche in corso un gemellaggio proprio bambini Italia-Africa, quindi ci scambiamo tanti messaggi con loro e canzoni, insomma, quindi grazie di cuore. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao, come ti chiami? Vittorio, dalla Svizzera. Dalla Svizzera, benvenuto Vittorio, prego. Grazie, allora io ringrazio per le preghiere che fate. Sì. Circa 30 anni fa io chiamai un mio nipote che era affetto di sclerosi multipla. Sì. Ecco, mio nipote vive ancora, ha una bella famiglia. Sì. Purtroppo adesso ha perso il lavoro perché ha circa 60 anni e a questa età qui tutti vengono licenziati. Sì. Chiedo ancora preghiere e ringrazio tanto. Ringrazio il padre Emilio che l'anno scorso mi ha mandato una lettera di auguri per San Vittorio. Bellissimo. Grazie Roberta. Ciao carissimo, un abbraccio. Grazie, un abbraccio, una preghiera a te e a tutta la tua famiglia. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Allora, adesso partiamo con la Mariatona e facciamo così. Abbiamo una ventina di minuti proprio per le varie iniziative, quindi noi adesso apriamo i telefoni per chi vuole partecipare attivamente alle varie iniziative con le ragazze. Tra pochissimo leggo Giacobbe, siamo in video diretta su Facebook. Giacobbe, in tempo reale, Radio Maria mi ha sempre accompagnato nella vita, ma in questo periodo particolare mi aiuta a pregare, nel buio siete la luce. Gemma, seguo dal 1987, giorno e notte, perché mi riempie l'anima, grazie a tutti. Qui c'è Amparo, Radio Maria, vi accompagna durante la notte, l'amo, grazie. Da dove scrivi,
Ok. Poi c'è Costanzo, grazie mille, grazie mille, grazie a voi. Perfetto, allora. Mariatona, siete pronti? 031 610 610 per partecipare alle varie iniziative. Adesso noi apriamo le aste, la clessidra, perché abbiamo fatto un salto in avanti incredibile con la clessidra. Manca davvero pochissimo e l'abbiamo colmata. Tutti gli aggiornamenti tra pochi secondi. Saluto Veronica e Martina, benvenute ragazze. Ciao, ciao. Eccoci qua, bel coretto. Come state? Tutto bene? Tutto bene. Belle, fresche come le rose. Allora, dunque, Mariatona procede. Procede, abbiamo anche degli aggiornamenti. Degli aggiornamenti importanti, Martina, mi pare di aver capito, eh? Esatto, sì. Perché questa mattina ho visto la clessidra, mamma mia! Sì, abbiamo fatto davvero un salto in avanti. Okay. Partiamo proprio con l'illustrarvi la clessidra. Quindi rappresenta questa clessidra tutto l'impegno che i nostri amici ascoltatori impiegano silenziosamente per la realizzazione di questi due importanti progetti, quindi le due sottostazioni a Ejiro e Calamì nella Repubblica Democratica del Congo e la frequenza nella capitale Nairobi in Kenya. Siamo felici di informarvi che abbiamo superato la metà della clessidra raggiungendo 167.850 euro. Caspita! Abbiamo fatto davvero un bel salto in avanti, sì, manca davvero pochissimo. Forza, dai, vediamo se entro domani riusciamo. Ogni goccia forma il mare, intasate le linee, coraggio. Forza. Colmiamo questa clessidra. Allora, per colmare la clessidra, la sezione sostienici del nostro sito è quello dove dovete andare, perché nella nostra sezione sostienici troverete tutti i modi per aiutare Radio Maria. Aprendo questa schermata, lo stiamo facendo anche vedere nella diretta Facebook. Bravi. Vi comparirà subito con carta di credito, quindi per fare la donazione con carta di credito potrete scegliere una donazione singola o regolare. Inserite l'importo, molto importante è inserire la causale, che potrà essere o Radio Maria Africa oppure Radio Maria Repubblica Democratica del Congo e Kenya. Scorrendo troviamo anche la donazione con PayPal. Scusami se ti interrompo, vero, sì. Volevo aggiungere un particolare, che pomeriggio insieme ha corso per un mese proprio per realizzare e dare una mano per quello che possiamo alla Repubblica Democratica del Congo e al Kenya. Però poi in questi giorni abbiamo scoperto tanti progetti, ad esempio c'è tutta l'Asia, il Medio Oriente, quindi se qualcuno ha più in cuore quelle zone non fa altro nella causale, inserisce Radio Maria Medio Oriente, Radio Maria Asia, eccetera eccetera. Radio Maria, esatto, perfetto. Poi c'è il 5 per 1000, sul nostro sito trovate il codice fiscale di Radio Maria. La posta tramite conto corrente postale o vaglia postale indirizzato a Associazione Radio Maria APS, via Milano 12 22036 Erba Como. La banca con il bonifico bancario, troverete tutte le coordinate per effettuarlo.
e poi tramite il modulo SEPA potrete scaricarlo, compilarlo e inviarlo tramite mail info.ita@radiomaria.org oppure con il fax 031 61 12 88. Ecco, per qualsiasi, sì. Volevo dirti, questi sono i modi, state inquadrando molto bene, state spiegando molto bene. Volevo vedere inquadrata, grossa, in primo piano la clessidra. È possibile? Sì, assolutamente. Grazie ragazze, voglio proprio guardarla con voi e anche chi ci segue e sta aiutando tantissimo proprio per riempire la clessidra. Non manca molto, quanto manca vero in totale per chiudere la clessidra? In totale facciamo il conto. Scusami, erano allora, 30? No. Meno? Sì, meno. Ah, ok. 32.150 euro. Perfetto, eccolo qui, Martina sta inquadrando. Grazie Martina. Allora, vedete? Manca veramente poco. Guardate, credo, cosa hai detto vero? 32? 32.150 è la clessidra, è colma. Coraggio, ce la dobbiamo fare, forza. I per modi... qualsiasi dubbio potrete anche contattare il nostro numero verde 800 00 1133. Per qualsiasi donazione potrete, dubbi, perplessità, potete contattarci. Perfetto, molto bene Veronica, vai pure avanti. Allora, proseguono le altre due iniziative dedicate a questi progetti. Ecco Martina, perfetto. Allora, per la Repubblica Democratica del Congo abbiamo preparato questo puzzle a sorpresa. Quindi scegliendo un numero, ne mancano davvero pochissimi, quindi affrettatevi. Posso vederlo? Posso vederlo il puzzle? Assolutamente sì, lo stiamo inquadrando adesso. Perché Martina è importante guardarlo? Perché cosa succede poi quando uniremo tutti i numeri? Sì, allora scoprendo tutti i numeri scopriremo appunto qual è il collage di immagini che si cela sotto riguardante appunto questa mareatura. Come al solito io intervengo su di te in modo errato perché tu stai spiegando il puzzle, quello delle fotografie, io invece vado già subito perché mi piace quell'altro. Non ti preoccupare. Scusa Marti, già il secondo giorno che ti confondo su tutte le idee. Invece lei sta parlando del primo puzzle, ecco. Sì. E vi ricordiamo che sotto alcuni numeri c'è ancora l'immagine di Padre Livio e se troverete appunto la foto di Padre Livio riceverete in regalo l'ultimo libro di Padre Livio, Le parole di Maria Medjugorje, con la sua dedica e la statuetta della Regina della Pace che è imperdibile, è bellissima. Sì, quella c'è per tutti, quindi mi raccomando non perdetela, vero mamma Marti? Sì. Allora vediamo i numeri, è vero, non ne mancano poi tanti, dai. Sì. Vero? Invece, per il Kenya, scusami Marti, ogni numero è un'offerta libera, vero? Esatto, sì, una libera offerta. Perfetto. Per il Kenya invece abbiamo questo gioco Uniamo i puntini e anche qui scegliendo un numero ci aiuterete a comporre in questo caso l'immagine e anche qui la stiamo componendo e ci siamo quasi, inizia sì, già a intravedersi qualche cosa. Sì, dai, si capisce, dai, sì. Quindi per partecipare a queste iniziative ci chiamate al nostro ufficio informazioni 031 610 600 oppure ci scrivete una mail a info.ita@radiomaria.org. Ok. Altra iniziativa sono le aste. Le aste sono delle creazioni realizzate appositamente per la maratona da alcuni artisti. Ne abbiamo scelte 10 e sono divise. Le prime 5 sono per la Repubblica Democratica del Congo. E abbiamo i crocefissi in argento, sono stati offerti 150 euro da Claudia, per la riproduzione dell'ultima cena 150 euro da Cinzia, per il quadro in appoggio rappresentante la Sacra Famiglia sono stati donati 200 euro da Valentina, per il volto della Madonna intagliato nel legno d'ebano sono stati offerti 300 euro da un'ascoltatrice anonima, per la statua del Sacro Cuore di Gesù sono stati offerti 50 euro da Massimo. Passiamo ora alle aste destinate a Radio Maria Kenya. Per l'icona rappresentante la Madonna con Gesù Bambino sono stati offerti 200 euro da Massimo. Per l'icona di San Giuseppe con Gesù Bambino sono stati offerti 2000 euro da un nostro ascoltatore anonimo. Per l'icona di Gesù Misericordioso sono stati offerti 1500 euro da Pina. Per l'icona Madonna in preghiera sono stati offerti 200 euro da Valentina
E infine, per il quadro a gocce in autentica porcellana rappresentante la Madonna con Gesù Bambino, sono stati offerti 250 euro da Camilla. Perfetto, allora io direi così, ragazze. Adesso apriamo i telefoni 031 610 610 per chi vuole partecipare a queste iniziative. Quindi le aste, la clessidra, il scegliere i numeri, eccetera, eccetera. Allora, forza, 031 610 610. Sentiamo chi c'è. Accogliamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, pronto. Sono Giuseppe da Palermo. Signor Giuseppe, benvenuto da Palermo. Eccoci, signor Giuseppe. Senti, io volevo offrire 100 euro vista col cuore, quello della Repubblica Democratica del Congo. Allora, io non ho capito, ragazze, voi avete capito? Allora, io ho capito che il signor Giuseppe vuole offrire 100 euro per la statua del Sacro Cuore di Gesù, che è la quinta asta per la Repubblica Democratica del Congo. Conferma, signor Giuseppe? Sì, sì, sì. Bravissima, vero? Grande. Grazie mille, Giuseppe. Grazie, signor Giuseppe. Abbiamo allora rialzato quello, eh? Grazie di cuore. Grazie. A lei, Giuseppe. Quindi portiamo un po' avanti la Repubblica Democratica del Congo. Molto bene. Pronto? Pronto? Volevo dire un Ave Maria, l'ho potuto dire. Oh, tesoro, guarda, adesso stiamo facendo un po' la maratona con le iniziative e quindi è ancora un pochino presto. Appena partiamo, in diretta, tu senti via radio, richiamaci, va bene? Ciao piccola. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Francesca. Ciao Francesca, da dove? Da Treviso. Benissimo Francesca, prego. Volevo tre numeri. Oh, bene. Tre numeri, Francesca. Volevi aiutare Repubblica Democratica del Congo oppure Kenya? Questa volta faccio il Kenya, l'altra volta ho fatto il Congo. Grande. Il Kenya, allora, vediamo quali numeri sono disponibili. Vuoi che li scegliamo noi? Sì, sì. Va bene, allora, facciamo il 334, 334, 335, sì. E 336, e 336, tutti, e sono tutti là, tutti là, va bene, perché sai che siamo per, come dire, far apparire l'immagine che dobbiamo scoprire, quindi tu hai aiutato ad unire questi puntini, grazie di cuore. Va bene, un abbraccio. Grazie, grazie. Ciao cara Francesca. Pronto? Pronto, Giacomina. Giacomina, da dove? Sì, da Sant'Angelo Rodigiano. Benvenuta, prego Giacomina. Vorrei mettere sotto un altro mio... aspetta Giacomina, che noi adesso siamo in diretta con le iniziative, perché sennò esce la Macedonia. Grazie di cuore. Adesso siamo in diretta con la maratona, poi alle 3 partiamo con la preghiera e lì abbiamo tutta la preghiera seria fatta bene. Ora solo per la maratona. Pronto? Ciao, come ti chiami? Signora, può parlare, la prego. Pronto, sono ecco, io. Grazie, come si chiama? Io sono Maria Novella da Reggio Emilia. Reggio Emilia, prego. Ecco, allora, volevo mettere sotto il manto. Tra poco, quando c'è la preghiera, prego le ascoltatrici di essere un pochino più disciplinate, perché per noi è abbastanza faticoso poi smistare le telefonate. Quindi adesso siamo in direttissima solo con le iniziative della maratona. La preghiera arriva tra qualche minuto, quando la sentite è in tempo reale. Sì, ma offro per Congo e Kenya anch'io. Allora aspetta, sentiamo Veronica. Ecco, signora Maria, voleva qualche numero? Sì, sì, quattro. Quattro numeri, due per la Repubblica Democratica. A vostro piacimento, per me vanno bene tutti. Ok, allora facciamo due per la Repubblica Democratica del Congo e due per il Kenya.
Ok, tutto, sì, sì, brava, brava. Aspetta che scrivo, aspetta che prendo fuori da scrivere qua. Allora. Martina, puoi ripetere? Martina, ripeti un attimo perché avevo il cursore abbassato, scusami. Allora, è il 151 e il 152 sono i numeri e sotto troviamo un gruppo di bambini. Ok. Mentre per il Kenya facciamo il 301, sì, e il 307. Ok, bene, grazie, siete favolosi tutti quanti. Signora, grazie a lei per il suo aiuto. Silvio, buongiorno. Grazie, grazie signora. Ragazze, facciamo l'ultima, pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Imma. Ciao Imma, in viaggio, prego Imma. Oh, ciao. Ciao, beh, cara. Ascolta, io voglio due numeri, fate voi. Ok. Due numeri. Allora, facciamo sempre uno per la Repubblica Democratica del Congo e uno per il Kenya. Allora, va bene, per grazie. Per la Repubblica Democratica del Congo facciamo il 142. Sì. Ok. Mentre per il Kenya facciamo il 381. Okay. Va bene, grazie. Signora, grazie per il suo aiuto. Un abbraccio. Grazie anche a voi, arrivederci. Ciao cara, grazie mille. Ok ragazze, allora dobbiamo chiudere perché si avvicina il momento della preghiera, ma in realtà non chiudiamo nulla, eh? Assolutamente, noi avremo il centralino aperto fino alle 19 questa sera, fino a venerdì. Potrete contattarci al nostro ufficio informazioni 031 610 600, oppure scrivendo una mail a info.ita@radiomaria.org. Per qualsiasi dubbio sulle donazioni potrete contattare il nostro numero verde 800 00 11 33. Vi aspettiamo numerosi. Perfetto, ricordo anche che noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale abbiamo diversi orari sulla pagina Facebook di Radio Maria, dove le ragazze vi danno proprio il tempo reale, cosa sta succedendo, giusto ragazze? Assolutamente. Quindi, sì. Quindi continuate a seguirci comunque anche su Facebook. I numeri, Veronica e Martina hanno ricordato, l'ufficio informazioni, la nostra mail. E coraggio, inquadrate, cerchiamo di monitorare molto la clessidra, alziamo la clessidra perché siamo a tanto così dal chiuderla. Quindi forza, oggi. Dai, coraggio. Ufficio informazioni. Ogni goccia può mandare. Esatto, ufficio informazioni, volontari sono lì fino alle 19, quindi intasate le linee, chiedete tutto quello che vi serve per aiutare e noi vi veniamo incontro. Grazie Martina e Veronica, un bacio. A più tardi. Grazie.